Una grande festa per lo sport, colorata da oltre 17.000 corridori provenienti da tutto il mondo. La prima mezza maratona di Roma ha visto il trionfo dei keniani. Per gli uomini, vittoria per Emmanuel Wafula in 59 primi e 58 secondi, mentre la prima donna a tagliare il traguardo è stata Nancy Sang in 1 ora, 6 primi e 52 secondi. Migliori italiani Daniele Donofrio, che ha chiuso sesto, e l'azzurra Sofia Jaremchuk, settima. Il percorso ha interessato le vie del centro storico, passando tra Circo Massimo, Terme di Caracalla, Piazza Navona, prima di arrivare al Colosseo. Siamo molto contenti di questa prima edizione della mezza maratona del Seconda centro della classifica, città. Il second nostro bando ha avuto un grandissimo position, successo, ci sono già second 17.000 partecipanti e due terzi sono stranieri, sono venuti in Italia, a Roma, apposta per questo evento, che è unico perché correre nello scenario del centro storico di Roma è davvero un'esperienza straordinaria. Una grande emozione, la Roma Ostia quest'anno festeggia 50 anni ed è una gara dalla lunga tradizione, una gara veloce, però correre nel centro di Roma sicuramente ha un fascino unico e abbiamo visto uno spirito molto diverso da quello al quale siamo abituati, perché gli stranieri vengono a partecipare per fare una gita, vogliono vedere la città, non sono così come noi, presi tanto dalla competizione quanto da tutto quello che le ruota intorno. Molto numerosa la partecipazione femminile, ma in futuro si può e si deve fare meglio. Superare il 40% di donne in un evento di corsa su strada è una rarità, questa percentuale è importante e ci dice che potremmo arrivare a breve ad essere vicino a quelle di tutto il mondo in cui le donne e gli uomini sono in proporzione al 50 e 50 o addirittura sono di più le donne.